dal Vangelo secondo Matteo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio. Così in sintesi il centro del Vangelo di oggi. Due antitesi, l'adulterio e il divorzio. Riguardo all'adulterio, Gesù propone di superare e vigilare anche sul desiderio, che ne è la causa, richiamando il precetto antico, ma portandolo alle sue vere conseguenze. Gesù non ha condiviso la corrente di pensiero che vedeva al suo tempo la donna come occasione di peccato e pericolosa ogni familiarità con essa. Qui egli la vuole difendere, qui vuole difendere la sacralità del matrimonio. Anche qui Gesù non abolisce la Torah o la legge che vuole rendere più intenso e incisivo il comandamento antico. Egli vuole sradicare il male nella sua radice profonda e prevenire le dinamiche di peccato che, se assecondate, diventano difficili da controllare. È nella mente, è nel cuore, è nei desideri che si accendono le azioni che poi vengono messe in pratica. E a proposito del ripudio o della separazione, Gesù richiama con forza l'indissolubilità del matrimonio, a meno che non si tratti di un matrimonio illegittimo, nullo diremmo noi a causa delle condizioni. Nel disegno originario di Dio, questo è il pensiero di Gesù, non era contemplata la possibilità di ripudiare la propria moglie. Solo per la durezza di cuore, vale a dire il rifiuto di sottomettersi a questo disegno originario di Dio, condusse Mosè a permettere il divorzio. Ecco, dal Vangelo di oggi davvero una lezione di grande intensità per il nostro tempo, che del matrimonio così permissivo e in materia coniugale e familiare ha condotto a veri e propri disastri, come sappiamo, pur avendo molta compassione, molta comprensione per i drammi familiari. Ecco, il Vangelo può ancora aiutare a riscoprire la grandezza del matrimonio e la bellezza benefica della famiglia.